c'è calcio di rigore in favore del Napoli. Rivediamo il lancio con le mani di Bertoni per Bico, la sua conclusione parata da Mammarella, poi Murillo Ferreira, un eccesso di confidenza nel salvataggio sulla linea, ha voluto stoppare il pallone anziché rinviarlo e poi è andato a commettere fallo su Costa a giudizio di Gelonese. Calcio di rigore in favore del Napoli, Massimo. Ingenuità da parte di Murillo, l'aveva fatta già a Corigliano, uguale, lì deve spazzare, devi essere miracolato che sei riuscito a recuperare un pallone incredibile. Si presenta Milucci sul dischetto del calcio di rigore, si attende solo il fischio di Gelonese. Milucci contro Stefano Mammarella, fischia il direttore di gara, parte Milucci, il tiro e il gol, il pareggio del Napoli con Milucci al primo minuto della ripresa. È un pareggio meritato, ci sta tutto perché la questa poi si è spenta dopo i primi 7-8 minuti, il Napoli che sta venendo fuori. E qui ingenuità clamorosa da parte di Murillo Ferreira, un giocatore come lui, campione d'Europa, due ne ha fatte, perché anche a casa del Corigliano all'ultimo secondo per uscire palla al piede si è fatto sfilare il pallone, poi col portiere in movimento, per cui senza portiere tra i pali ha permesso poi a Vierà di fare il gol del 3-2, insomma, a perdere una partita. Adesso qui rischiano veramente molto, vediamo se hanno la forza per rialzarsi. Calderolli, dopo appena 56 secondi nel corso della ripresa è arrivato il pareggio del Napoli che era sotto 2-0 dopo 6 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, il gol del 2-2 su calcio di rigore poco fa con Milucci. Bene, gli aiuti difensivi del Napoli, c'è sempre l'aiuto. Il Murillo prova a riscattarsi con lo smash di sinistro sulla rimessa laterale di Cuzzolino, palla murata in fallo laterale dall'altra parte da Botta, ancora a Cuzzolino alla rimessa, secondo minuto del secondo tempo. È stato molto reattivo Botta qui a uscire, attenzione qua. Si chiude il Napoli con Costa, ancora a Cuzzolino, all'indietro per Calderolli. Murillo regala di fatto il pallone a Marcellino, fermato da Calderolli fallosamente, dunque secondo fallo in questa ripresa per l'Acque Sapone, che in tutto il primo tempo aveva commesso soltanto due falli, ora in appena 83 secondi ne ha già commessi due. E c'era anche questo, inutile discutere, ancora un'ingenuità da parte di Murillo che sbaglia completamente un passaggio e consente l'inserimento di Marcellino. Deve riprendere quota l'Acque Sapone se vuol vincere questa partita, deve cominciare a pressare seriamente e soprattutto deve essere molto più fluida nel giro palla, giocare a due tocchi, non portare troppo il pallone come per esempio sta facendo adesso Cuzzolino, e ricominciare con i tagli senza palla che hanno messo in difficoltà il Napoli. De Oliveira per Calderolli, Murillo, De Oliveira ancora, Calderolli pressato da Bico che però sbaglia il tempo del pressing, poi arriva il fallo di Costa su Calderolli, calcio di punizione in favore dell'Acque Sapone, primo fallo del Napoli in questo secondo tempo, stava per ripartire la squadra di Oranges, ha rischiato molto Calderolli e qua l'intervento di Costa, lo stiamo rivedendo con Giampaolo Salomone, prende il pallone ma spinge anche Calderolli. Anche piede a martello, ci stava tutto. Il metro di giudizio è lo stesso di in precedenza sul calcio di rigore di Murillo, che è entrato, non ha preso il giocatore, però è entrato con il piede a martello, lì è stato rigore, qui calcio di punizione. Calderolli alla conclusione, palla che sfiora il palo alla sinistra di Roca Bertoni e dunque si riprenderà con la rimessa dal fondo in favore del Napoli. E qua è difficile far girare questo pallone con la doppia camera d'aria. È veramente complicato, pallone di calcio a 5 difficilmente fa una rotazione. Calderolli, Murillo Ferreira cerca De Oliveira che di testa manda il pallone ampiamente sul fondo, qui Gelonese va a richiamare Bico Pellentire che fa finta di non sentire e Cuzzolino perché vuole che i due si chiariscano. Beh, importantissimo il risultato per tutte e due le squadre, l'Acque Sapone per continuare la sua rincorsa, il Napoli per trovare punti dopo il pareggio a Sesto, e adesso è chiaramente si gioca veramente con tanto nervosismo addosso. Il lancio di Botta per Bico che mette giù il pallone ma Cuzzolino lo ferma, poi il fallo ai danni di Cuzzolino, secondo fallo del Napoli in questo secondo tempo, qui Calderolli, le finte su Botta che lo ferma, poi allontana Costa in fallo laterale, rimessa all'altezza della linea mediana del campo in favore dell'Acque Sapone, la batterà Murillo Ferreira.
raggruppamento, tre giocatori del Napoli in fase difensiva e nei pochi metri che hanno recuperato il pallone. Sta giocando con un grandissimo carattere la squadra di Ivan Oranges, soprattutto la fase difensiva è molto aggressiva, molto cattiva, e l'acqua Sapone non riesce a trovare sbocchi. Murillo per Calderoli che lancia Cuzzolino, palla irraggiungibile dal nazionale argentino. Allora Vico Pelentira, la rimessa laterale, lancia per Marcelinho che addomestica il pallone, poi libera il sinistro bloccato da Mammarella che innesca subito a sinistra Cuzzolino. Ha già visto Calderoli dall'altra parte, traiettoria del passaggio chiusa da Marcelinho che va anche ad evitare la rimessa laterale che sarebbe stata in favore dell'Acque Sapone. Botta per Costa, Costa si complica la vita, poi si rifugia da Bico, ancora Bico Pelentir sulle pressing di De Oliveira. Bico Pelentir mantiene il possesso del pallone, poi concede la rimessa all'Acque Sapone. Ha fatto bene a mettere fuori perché era sotto pressione ed era pericolosissima quella situazione. Attenzione qua, continua una serie di errori incredibile Murillo, anche qui ha rischiato tantissimo. Murillo Ferreira, pallone per Calderoli, all'indietro per Cuzzolino, scivola De Oliveira, riesce a rialzarsi, poi cade ancora sul contatto con Bico, riesce incredibilmente a mantenere il possesso del pallone, poi Murillo Ferreira calcia da posizione quasi impossibile, pallone che termina sul fondo, ci sarà rimessa per Cristian Bertoni. Col destro che non è il suo piede, ma l'ho visto rientrare molto molto stanco, forse sarebbe il caso di dargli un cambio da parte di Bellatti, perché a parte di tanti errori forse è anche psicologicamente un po' abbattuto perché sa che la colpa è sua del pareggio del Napoli. Marcelinho, palla per Bico, ancora con il tacco per Marcelinho che rientra sul sinistro, il tiro da parte di Adami, la respinta di Mammarella, grande azione in contropiede da parte del Napoli innescata da Bico, ma ottimo anche il pallone lavorato da Marcelinho per Adami. Ora botta per Bico Pelentir, fermato da Calderoli. Altra reattività in questo momento, il Napoli è molto più pimpante, arriva prima su tutti i palloni, poi questa finta di Bico ormai dovrebbe aver capito che manda l'uomo sulla parallela con il colpo di tacco. Marcelinho molto bene, vediamo, ecco, rivediamo l'azione, perfetto, intanto torniamo in diretta. Lancio per Milucci troppo lungo, allora si riparte dalla rimessa dal fondo di Stefano Mammarella. Poi guarda, quando tu vedi l'Acque Sapone che comincia a lanciare troppo il pallone vuol dire che è in difficoltà, perché l'Acque Sapone è una squadra che fa della manovra la sua forza. Poi è in bambola completo, qui anche Caminato sbaglia il passaggio, il taglio, attenzione Borruto. Borruto ruba palla ma non riesce a servire Leitao, guadagna comunque una rimessa laterale in zona d'attacco per la squadra di Bellarte. Leitao per Calderoli, dentro per Borruto, spalla alla porta, riesce a girarsi con una magia, il palo pieno colpito da Borruto, palla che poi attraversa tutto lo specchio della porta e si perde sul fondo, anzi nel fallo laterale dall'altra parte, rimessa già battuta dal Napoli, botta per Simon affrontato da Borruto. Che numero di Borruto poco fa. Milucci va via Calderoli che poi ritorna molto bene, lo ferma, poi rinuncia a intervenire per non rischiare un altro calcio di rigore, palla che attraversa tutta l'area di rigore dell'Acque Sapone, si perde in fallo laterale. Ma Adami poteva fare un tapin facile facile, qui ha fatto veramente una gran cosa Milucci, come prima strepitosa quella di Borruto, solo lui può inventarsi una cosa del genere. Ancora errori in impostazione da parte, ecco, li vediamo Borruto, incredibile come rompe il raddoppio con la punta di sinistro, qui salvato dal palo Cristian Bertoni. Un guizzo incredibile da parte di Borruto, qui c'è il pallone in favore dell'Acque Sapone perché c'è stato il fallo, il terzo fallo del Napoli in questa ripresa. Terzo fallo che può essere pesante perché sono passati appena 5 minuti. Attenzione al taglio, qui bravo Milucci in anticipo. Milucci che poi di fatto regala il pallone a Mammarella che rinuncia a lanciare con le mani e serve Borruto. Borruto guadagna la metà campo del Napoli, tocca per Leitao, Cavinato troppo corto per Calderoli, botta, resiste anche alla carica di Cavinato e poi quasi dall'angolo va la conclusione. Mammarella in uscita gli chiude lo specchio della porta, mette in calcio d'angolo, lo stesso botta per Adami. Che lettura Botta, andato in anticipo netto,
a quel Sapone che ancora una volta aveva sbagliato nell'impostazione, però poi si poteva anche lasciare andare, ci sarebbe stato un calcio di punizione e probabilmente minimo un'ammonizione da parte di Cavinato. Eh sì, lo stiamo rivedendo adesso, l'intervento di Cavinato su Botta, che ha voluto invece proseguire convinto di poter battere Mammarella, portare in vantaggio il Napoli che era sotto 2-0 in avvio di gara, poi è riuscito nella rimonta. Il rinvio di Bertoni direttamente tra le mani di Mammarella e serve Murillo Ferreira. Murillo per Cavinato, c'è libero a sinistra Leitao. Scusami, diceva Sfitti col gioco dell'acqua e sapone, non trova sbocchi proprio. Cavinato, Murillo, Borruto prova a scuotere i suoi, Borruto, la conclusione è murata da Milucci che arriva a chiuderlo in fallo laterale, poi il pallone carambola addosso al numero 10 argentino dell'Acqua e Sapone, dunque la rimessa per il Napoli, già battuta in anticipo di Murillo su Simon, poi lo stesso Murillo in mezzo a due avversari guadagna una rimessa laterale, il massimo che poteva ottenere in quella circostanza, la batte malissimo all'indirizzo di Cavinato, riparte il Napoli con Milucci, l'autore del gol del 2-2 su calcio di rigore, qui l'errore di Milucci, 2 contro 1, Borruto porta palla, si attarda un po' col pallone tra i piedi, forse subisce fallo e così è infatti da parte di Milucci, è il quarto fallo per il Napoli che ora deve stare attento al conto dei falli perché mancano ancora più di 13 minuti al termine. Qui hai visto, c'è una situazione positiva, Milucci non ha avuto personalità e voleva tornare indietro, ha rubato il pallone Leitao, è nata questa azione, quarto fallo, 13-08 al termine, veramente una situazione difficile a parte la punizione per la situazione falli. Napoli che deve giocare con più personalità se vuole portare a casa qualcosa, perché a quel Sapone qualitativamente può trovare il gol in qualsiasi momento, soprattutto con giocatori come Borruto, come Cavinato. Calcio di punizione affidato a Murillo Ferreira, il tocco per Calderolli che con la punta di destro calcia ampiamente sul fondo, rimessa per Bertoni, stiamo rivedendo il tiro del numero 9 dell'Acqua e Sapone. C'era anche l'opportunità di andare di collo piede, lui ha preferito la punta, c'erano tanti giocatori davanti alla porta, se lui avesse preso lo specchio probabilmente per Cristian Bertoni non ci sarebbe stato niente da fare. Il lancio per Costa, buon lavoro difensivo stavolta di Murillo, Borruto aggredito da Simon, l'ultimo tocco è ancora di Borruto, fallo laterale per il Napoli, Simon finta il tiro, poi serve Costa all'indietro per Adami, quindi Bico Pelentir, Borruto in pressing impedisce stavolta il colpo di tacco a Bico, poi il pallone per Costa da parte di Simon con un tunnel su Murillo Ferreira, c'è rimessa dal fondo per l'Acqua e Sapone, la batterà Stefano Mammarella. Che occasione, Simon, palla splendida, qui Dudu Costa poteva far meglio, è andato a allungare la porta, si è fatto anticipare da un grande Mammarella ancora una volta. Cavinato all'indietro per Murillo, Borruto fermato da Bico che legge molto bene le intenzioni di Borruto, poi il pallone per Simon che aveva visto con la coda dell'occhio al centro Dudu Costa, palla che non giunge a destinazione per l'intervento difensivo, la diagonale perfetta da parte di Cavinato, stiamo rivedendo, poi qui Murillo Ferreira ha rubato palla, spazza via il più lontano possibile, cenno d'intesa con Leitao, lancio di Costa, di testa intercetta il pallone Borruto, Leitao, palla di ritorno per Cavinato che va alla conclusione, Bertoni poi spazza via Adami. Buona la situazione, ecco, sempre la palla sulla fascia, però sempre il Napoli crea i presupposti per mettere in difficoltà la conclusione dell'Acqua e Sapone perché li fa calciare sempre, attenzione. Cavinato con il sinistro, poi attenzione a Borruto e c'è il gol del 3-2 di Borruto al 9° minuto della ripresa. Detto fatto, avevamo detto che l'Acqua e Sapone è in grado con giocatori come Borruto e Cavinato di creare i presupposti per andare in vantaggio, qui se l'è letteralmente inventato il gol, ha fatto un cucchiaio da quasi da terra, bellissimo il gol di Borruto, di una difficoltà incredibile. Dunque dopo 8 minuti e 20 secondi il gol di
Borruto riporta in vantaggio l'Acquestapone. È stato un attimo di incertezza qui al Palacercola perché non è arrivato il fischio di Gelonese. Abbiamo avuto la sensazione di un fallo di sfondamento di Borruto su Costa, invece il pallone era in gioco e dunque si è impennato, ha scavalcato Bertoni, ha ridato il vantaggio all'Acquestapone. No, ma in quelle situazioni solo lui riesce a ritrovare l'equilibrio, non so come fa, però è impressionante, stava cadendo, lui da quasi da terra è riuscito a dare un cucchiaio perfetto, a scavalcare il portiere e ad adagiare il pallone in rete. Vico Belentir mette giù, almeno ci prova perché Cavinato lo chiude in fallo laterale. Ancora Bico, palla per Costa, rimessa ancora per il Napoli, sempre con Costa nella metà campo dell'Acquestapone. Simon all'indietro, lungo per Adami, dal cerchio di centrocampo il numero 15, serve in profondità Simon, guadagna calcio d'angolo per l'intervento di Calderolli. No, tra l'altro il Napoli ha spinto tantissimo in questo inizio del secondo tempo e la prima occasione vera inventata da Borruto a questo punto è tornare in vantaggio. Adesso è interessante, attenzione qui la ripartenza di Calderolli in campo aperto. Calderolli si divora il gol del 4-2 in maniera clamorosa, tu per tu con Bertoni, ha alzato il pallone, ha scucchiaiato ma non ha inquadrato lo specchio della porta. Guarda, Calderolli ha fatto questa, attenzione, ha fatto questa transizione aspettando sempre un compagno che andasse ad accompagnare, però voglio sottolineare l'uscita di Bertoni perfetta a chiudere lo specchio, è lui che ha costretto ad allargare il tiro a Calderolli. Ancora una volta il vecchio Cristian Bertoni si è fatto valere. Calderolli ha avuto sul piede la possibilità del 4-2, l'ha fallita tu per tu con Bertoni dopo essersi fatto tutto il campo, palla al piede, arriva Cuzzolino con troppa foga, spazza praticamente il pallone, lo calcia sopra la traversa che stiamo rivedendo. Bertoni che costringe di fatto a Calderolli a cercare quel palo con l'interno. Simon non mi sembra in grande condizione, giocatore che un paio d'anni fa faceva veramente la differenza ad altissimi livelli, adesso sembra in cattiva condizione il giocatore. Calderolli ancora dentro per De Oliveira, all'indietro per Murillo, ancora Calderolli, prova a tornare al centro da Murillo, preso in controtempo dal passaggio del compagno, allora Marcelinho, palla intercettata da Calderolli, poi il contrasto regolare con Simon, la rimessa laterale per l'Acquestapone, l'ultimo tocco è stato di Simon. Era proprio davanti alla nostra postazione, si lamenta, però è stato proprio lui a calciare il pallone in fallo laterale. Un momento difficile per il Napoli che ha accarezzato il sogno di vincere questa partita, adesso si trova sotto. Qui la conclusione di Murillo bloccata da Bertoni, il lancio di Bertoni con le mani per Simon, il raddoppio di De Oliveira, poi Calderolli che protegge l'uscita del pallone per la rimessa dal fondo di Stefano Mammarella. E cerca di addormentare un po' la partita da questa pone, attenzione, tanto spazio. De Oliveira, la conclusione, Bertoni con un piede caduto a terra, Calderolli, attenzione, si tocca la caviglia sinistra. Non so se colpito o ha messo male il piede, sembra molto dolorante. Poi sì, è un giocatore che non fa assolutamente scena, Calderolli. Abbiamo l'opportunità di rivederla questa situazione, sarebbe interessante capire la dinamica. Gioco fermo al Palacercola quando siamo entrati nell'ultimo quarto di gara da 47 secondi, siamo all'11° dunque del secondo tempo, 9:13 al termine, stiamo rivedendo la conclusione di De Oliveira, poi qui la distorsione evidentemente per Calderolli, stiamo rivedendo nel contrasto con Adami, ha messo male il piede d'appoggio, no, evidentemente ha messo il piede sul piede di Marcelinho. È un infortunio che succede spesso nel basket, nella pallavolo, quando si è sotto rete, questo è dolorosissimo e poi fa la caviglia, gira, è preoccupante. Vediamo Calderolli molto dolorante che sta rientrando in panchina.
Speriamo che non sia una distorsione grave per lui, perché si, in quei casi si va a finire con tutto il peso del corpo, non si trova una superficie lineare perché il piede dell'avversario fa di fatto uno scalino. Crea di fatto uno scalino che provoca queste distorsioni. Rimessa laterale in favore dell'Acque Sapone. La batte Leitao all'indirizzo di Murilo, mentre passa davanti alla nostra postazione ancora dolorante Calderolli, ma fortunatamente camminando sui suoi piedi. Il lancio di Leitao per De Oliveira, la chiusura di Botta che ora avvia la ripartenza del Napoli. Costa, Botta sulla parallela per Marcelinho. Milucci, Costa fermato dall'intervento di Cuzzolino. La rimessa per il Napoli, la batte lo stesso Costa per Marcelinho. Botta, Cuzzolino, in mezzo a due avversari. Milucci alla conclusione, non c'è fallo, e poi qui Murilo Ferreira mette il pallone in fallo laterale con grande fair play, perché c'era la possibilità di un 3 contro 1 da parte dell'Acque Sapone. Milucci a terra, non ci sembra di aver visto falli. No, è un contrasto netto, è arrivato in anticipo Cuzzolino. Guarda, Murilo Ferreira veramente correttissimo, che ha messo il pallone fuori, non so quanti giocatori, tanto qui. Infatti c'è il vantaggio dell'Asti con Jonas all'ottavo minuto del primo tempo a Ferrara. Qui stiamo rivedendo il cucchiaio delizioso di Borruto. Grazie a Giampaolo Salomone per questo replay, perché dalle altre inquadrature sembrava quasi che il pallone si fosse impennato per un rimpallo. Sì, abbiamo visto adesso il tocco con la faccia da parte di Cristian Bertoni, ma insomma il tocco sotto di Borruto c'è stato, e la sua intenzione era proprio quella di scavalcare il portiere del Napoli. Ha fatto un gran gol, un gol alla Borruto, ripeto, in condizioni di equilibrio precario è riuscito a mettere il pallone dove voleva lui. Sì, è vero, c'è stato l'intervento anche di Bertoni, però l'intenzione sua era quella e c'è riuscito. Rimessa laterale per l'Acque Sapone, proprio per il rinvio di Bertoni, che ancora una volta dimostra di saperci fare con i piedi, come ricordava Massimo Ronconi nel corso del primo tempo. Mammarella sul tocco di Cuzzolino, deve affrettarsi Murilo Ferreira. Lancio per Borruto, l'uscita ancora fuori area con i piedi di Bertoni. Costa mette in fallo laterale sul pressing di Cuzzolino. Qua per esempio non c'è nessun compagno che va a fare da supporto, lui non può di dare il pallone al portiere, è di spalle ed è marcato e diventa un problema enorme. Poi Costa prova la transizione, il suo destro termina sul fondo. Conclusione secca ma con mira sbagliata per il numero 5 del Napoli. Guarda che se non rientra Calderolli è un problema per l'Acque Sapone, perché Murillo è... Negli ultimi 30 secondi davvero squadre lunghissime, splendida la partita in questo frangente. C'è stata anche la deviazione Mammarella, Botta ha fatto un numero incredibile con l'esterno, l'aveva riportata verso il centro e poi con la punta aveva anticipato, grandissima cosa e grande parata di Mammarella. Qui rimessa in favore del Napoli, Botta. Gironese ferma il gioco e chiede
qualcosa, vuole che venga, vuole che venga allontanato qualcuno. Sì, c'è ingresso spogliatoio, qualche addetto ai lavori, forse all'ingresso degli spogliatoi. Evidentemente non è in lista e l'arbitro non vuole gente non in lista, e fa bene. Non è un internazionale per caso, un signor arbitro sta dirigendo questa partita insieme a Alessandro Merenda molto bene, molto tranquillamente. Le decisioni sono state quasi tutte supportate dai nostri replay. Eh sì, non avendo l'arbitro l'opportunità di rivedere l'azione, dovendo prendere la decisione sempre in una frazione di secondo, non è facile insomma azzeccarle tutte o quasi, come ho fatto in questo primo tempo e anche in questi 15 minuti della ripresa gelonese. Qui c'è il cartellino giallo per Borruto, il terzo fallo dell'Acqua e Sapone. Si lamenta Murillo Ferrarina, però a mio avviso è giusta la decisione dell'arbitro, perché Borruto prima fa un numero, poi perde il pallone, commette un fallo tattico, non consente la ripartenza del Napoli e giustamente viene ammonito. Qui Marcelinho fermato da Cavinato, poi Calderolli, Borruto, Bico in fallo laterale. Si chiariscono Bico e Borruto, che si erano scontrati nell'azione precedente che poi ha portato al cartellino giallo per il nazionale argentino Borruto. Qui Botta anticipa netto Cavinato, serve Bico, palla di ritorno per Botta, ancora Botta, guadagna calcio d'angolo per l'intervento di Cavinato. 5 minuti e 34 al termine, calcio d'angolo per il Napoli. Un po' slegata la difesa dell'Acqua e Sapone queste ultime due azioni, bella palla rubata. Calderolli fermato da Bico Pelentir, Bico, il tiro, il gol del Napoli, grande triangolazione tra Bico Pelentir e Marcelinho, il gol del 3-3 al quindicesimo del secondo tempo. E palla persa da Calderolli, mortale, rubata da Bico, riavvia l'azione, serve in centro e va a chiuderla con il piatto sinistro, ma Marella un po' nulla. E veramente grande giocata da parte di Bico Pelentir. Avevo detto che era un po' troppo larga la difesa dell'Acqua e Sapone in questi ultimi minuti. Anche qui per esempio il centro è completamente scoperto ed è proprio lì che infila il pallone Bico, e adesso diventa durissima, mancano 5-0-9. Conoscendo Bellarte probabilmente inserirà il portiere in movimento, proverà a vincerla, vediamo. Grande sponda di Marcelinho che ha chiuso uno splendido triangolo con Bico. Marcelinho che era a tu per tu con Mammarella, seppure spalle alla porta, era completamente solo nel cuore dell'area di rigore dell'Acqua e Sapone, che del resto ha perso palla in ripartenza con Calderoli e si è trovata sbilanciata. Ma in quei casi devi sempre dare l'esterno, invece hanno lasciato libero, completamente libero il centro, e Bico ha fatto una gran cosa perché l'anticipo è perfetto, poi l'intenzione, bello l'aiuto qui. L'anticipo di Marcelinho su Cavinato, Marcelinho fermato da Cuzzolino, Cuzzolino per Cavinato, Cavinato il tiro sul fondo, ha cercato il primo palo Cavinato, intanto Calderolli ha provato a rientrare, ma ora dopo il contrasto duro ma regolare con Botta ha accusato la distorsione precedente e dunque lascia nuovamente il rettangolo di gioco. C'è rimessa dal fondo per il Napoli, rientra Murillo Ferreira nell'Acqua e Sapone al posto di Calderolli. E quello è il cambio, non è che si possono non può inventarsi niente Bellarte. Sappiamo che insomma è una situazione pesante quella senza Calderolli, però è proprio lui che si è fatto breccare nel momento decisivo della gara. Adesso vediamo, perché l'Acqua e Sapone ci sta provando chiaramente. Attenzione. Qui Milucci in ripartenza, 3 contro 2, il pallone per Adami, fermato molto bene da Cuzzolino, rimessa laterale in favore del Napoli, incitato dal pubblico del Palacercola. C'è time out chiesto da Bellarte con il cartellino della richiesta del time out consegnato dal dirigente accompagnatore Nicolino Troilo al terzo arbitro Borruto. Palla per Cavinato, lo stop a seguire di Cavinato leggermente troppo lungo, c'è il fallo
di Cavinato su Botta, il quarto fallo dell'Acque Sapone che pareggia dunque il conto dei falli in questa ripresa. E qui spinta gratuita, pallone perso, Botta è andato solo a coprire il pallone, un po' stanco anche Cavinato. Adesso probabilmente Bellarte metterà il portiere in movimento. Cavinato anticipa Adami, serve poi Mammarella che dà il pallone a Borruto. Borruto accompagna l'azione Cavinato, ma sono rimasti staccati Murillo e Cuzzolino, che ora ha guadagnato anche lui la metà campo del Napoli. Va alla conclusione deviata da Cavinato e dunque rimessa dal fondo per Bertoni. Ha presa Cavinato, pensavo time out invece. Fa asciugare il parquet gelonese. Il Napoli ne approfitta in campo per un piccolo time out e ne approfitta anche Bellart per dare qualche indicazione a Leitao, che sta infilando la maglia da portiere come previsto, anticipato da Massimo Ronconi. Dunque prova a vincerla con il portiere di movimento Massimiliano Bellarte. Certo, una situazione in cui Napoli comunque alla fine ha fatto una grandissima partita. Adesso sentiamo il time out di Bellarte, poi ne parliamo. Napoli veramente merita, al di là di come finirà la gara. Time out Bellarte. Giriamo col portiere, funziona. Datti all'inizio un po' di spazio per vedere se loro che aggressività hanno con la prima linea. Ci abbiamo messo 37 minuti per uscire dalla partita, adesso 3 minuti per rientrarci e finire. Tu ci metti qua, ti dai spazio per vedere che tipo di pressione hanno. Se non hanno pressione difendono basso, comunque loro chiuderanno sempre il centro. Quindi tentiamo di mettere palla sempre nel fondo anche per farla riuscire. Questo mette palla nel fondo e si trova una linea di passaggio qua, per farla riuscire prima e muovere la difesa. Poi quando ti vai a mettere in due, che hanno cambiato, che fuoco normale, anche se non riesce, quando c'è giro, palla giù, ritorno, saltiamo anche se possibile una linea di passaggio, allora quello che è ritorna la palla in mezzo o ritorna la palla qua, quello che porta la palla o che la mette qua, la mette diretta qua, taglia in mezzo. Solo sul disequilibrio della difesa, da poco andiamo su, dopo inizia a vedere loro che tipo di movimento. Beh, ha preparato il portiere di movimento, chiaramente non vuole entrare alla prima occasione, vuol far girare il pallone, vuole giocare in ampiezza per mettere poi in difficoltà la difesa del Napoli e poi quando la difesa del Napoli è stanca provare ad entrare non solo dalla fascia ma anche centralmente o magari sul secondo palo con una diagonale sbagliata. Vediamo, qui c'è anche l'opportunità per il Napoli di rubare palla e andare a porta vuota. Poi con tiratori come Bico diventerebbe anche facile. Cuzzolino per Leitao, ancora Cuzzolino, Murillo. Leitao non vede nell'angolo De Oliveira alle sue spalle come avrebbe voluto Cuzzolino. Ha quasi la tentazione di andare lui da De Oliveira, poi saggiamente ci ripensa. Cavinato, Cuzzolino, Leitao, Murillo. Il velo di Leitao sorprende anche il suo compagno De Oliveira, esce proprio Leitao, rientra Mammarella. Sta difendendo bene il Napoli, molto ordinato, tranquillo. Bico per Bertoni, il lancio di Bertoni, colpo di testa di Cavinato, poi anche quello di Botta. Rimessa laterale per l'Acque Sapone, rientra Leitao al posto di Mammarella. Ed entra anche Calderolli, davvero stoico, al posto di De Oliveira. Sai, c'hai sempre un quintetto specializzato in questo tipo di situazioni. Se Calderolli sa quello che deve fare, adesso non è che serve molto. Anche un po' azzoppato può dire la sua. Leitao, Cuzzolino, Murillo Ferreira. Cuzzolino ancora per Murillo dall'altra parte per Cavinato, la botta di Cavinato murata da Botta in fallo laterale. Cuzzolino, Leitao, ancora Cuzzolino, lo scambio con Murillo, meno di 2 minuti al termine. Calderolli,
nell'angolo per Leitao, dentro, non c'è Cavinato sul secondo palo come avrebbe voluto Leitao, che poi a grandi falcate guadagna la panchina per lasciare il posto a Mammarella. In questi casi quando la palla va all'opposto il giocatore dalla parte di là deve andare a chiudere il secondo palo. Attenzione, palla persa di nuovo, Napoli un po' in difficoltà, attenzione, quinto fallo. C'è il quinto fallo da parte del Napoli con Simon. Il prossimo fallo dunque del Napoli, a questo punto vorrebbe andare al tiro libero, ma certo con il portiere di movimento difficile che la squadra di Bellarte guadagni un altro fallo. Cuzzolino, Cavinato, ancora Cuzzolino, Leitao prolunga nell'angolo per Calderoli, poi ancora Leitao, non riesce ad evitare questa ripartenza del Napoli con Adami che si divora l'opportunità di realizzare il gol del primo vantaggio del Napoli. Poi Calderoli per Leitao, ancora Leitao, Cuzzolino, Murillo, che occasione sprecata dal Napoli con Adami. Calderoli, Cuzzolino vuole caricare il sinistro, deviato da Marcelinho in calcio d'angolo. Siamo nell'ultimo minuto di gioco. Massimo, il migliore in campo, Vico Pellentier, senza ombra di dubbio, comunque vada a finire, è stata la sua giornata. Dunque Vico Pellentier, migliore in campo di Rai Sport per questo incontro che volge al termine. Manca meno di un minuto. Calderoli all'indietro ancora per Cuzzolino, prova a vincerla, l'acqua e sapone col portiere di movimento, il tiro di Cavinato, deviazione in calcio d'angolo, palla che sfiora il palo alla destra di Rodrigo Bertoni che vedete inquadrato. Stiamo rivedendo con Giampaolo Salomone il tiro di Cavinato, la deviazione di Cristian Bertoni, il pallone è messo giù ora da Cuzzolino, Murillo, il velo per Cavinato, ancora Murillo, palla per Calderoli, 30 secondi al termine, il tiro di Cavinato, ancora Murato, Murillo Ferreira che recupera il pallone, sempre da Cavinato, Cuzzolino, Leitao, dentro il tiro di Vico Pellentier che incredibilmente sciupa il match point a 15 secondi dal termine. Troppa fretta nel calciare per Vico. Gli toglierei il premio perché questa era un'occasione per lui incredibile, 14 secondi al termine, avrebbe vinto la partita il Napoli, ma l'errore più grave è stato quello prima sulla ripartenza, ormai credo che la partita difficilmente possa cambiare. Attenzione, il tiro di Marcelinho e il miracolo di Mammarella, un'altra occasione per il Napoli che nell'ultimo minuto e mezzo, negli ultimi due minuti ha avuto tre chance clamorose per vincere la gara. Stavolta è stato bravissimo Mammarella, in precedenza aveva sciupato Pellentier e prima ancora era stato Adami a non sfruttare il contropiede. Ancora l'incitamento del palacircolo, solo 3 secondi al termine con il Napoli che vuole chiudere in avanti, pallone in fallo laterale, rimessa per l'acqua e sapone, attenzione perché stava battendo qualche metro avanti Cavinato, ci sono due giocatori dell'acqua e sapone, uno solo del Napoli nella metà campo dei partenopei. Ancora un fallo laterale, manca un secondo appena al termine. Calderoli si lamenta con il cronometrista, ma c'è la rimessa con Cuzzolino che va alla conclusione. Cavinato sulla sirena, calcia sul fondo, finisce così 3-3 tra Napoli e Acqua e Sapone. Un pareggio in rimonta per il Napoli, il secondo consecutivo per la squadra di Ivano Ranges in campionato. Entrambi per 3-3 dopo quello ottenuto in casa del Sestu. Ora un po' di scintille qui a fine gara, ma in campo insomma i giocatori sono tranquilli. Gara che è stata correttissima, la stretta di mano tra Ivano Ranges e Massimiliano Bellarte. Massimo, insomma sembrava che
il Napoli avesse un po' mollato, non avesse proprio le carte in regola per riuscire a risollevarsi. Invece dopo 4 sconfitte consecutive e 0 punti dopo 5 giornate, perché il Napoli ha riposato nelle prime giornate, ha usufruito del suo turno di riposo, poi sono arrivati 2 pareggi consecutivi in rimonta, in entrambe le circostanze era sotto di 2 reti, 3-1 in casa del Sesto. Nell'ultimo turno è arrivato il 3-3 finale e ora un altro pareggio 3-3 dopo essere stata sotto la squadra di Ivano Ranges, prima 0-2 e poi 3-2 per il gol di Borruto nella ripresa. È arrivato il pareggio di Bico, poi addirittura il Napoli ha avuto 3 match point per vincere questa gara dopo aver rischiato di capitolare, di subire il 4-2. Insomma, un pareggio giusto e meritato da parte del Napoli. Ma guarda, devo dire la verità, pareggio più che giusto. Se c'è una squadra che avrebbe potuto vincere questa partita, che ha avuto le occasioni di vincere questa partita, è stato il Napoli, soprattutto all'ultimo. È un po' crollato, l'acqua e sapone è un po' crollata, e alla fine anche fisicamente non ce la faceva più. Il Napoli ha avuto la forza di continuare a spingere, alla fine anche un grande Mammarella, una scelta sbagliata sull'ultima ripartenza, perché erano praticamente 3-1, non sono riusciti a concretizzare. Però grande prestazione del Napoli, grande prestazione di Cristian Bertoni, che ha veramente sorpreso tutti, è stato determinante come lo è stato Mammarella dalla parte opposta, ma il più grande sicuramente di questa partita è stato questo signore qui. Bico Pelentir, allora migliore in campo di Rai Sport per questa gara. Sembravate spacciati, giocavate contro la squadra che ha appena vinto il primo trofeo della stagione, la Supercoppa, l'Acqua e Sapone che sembrava in grande ascesa. Eravate andati sotto 2-0 nel primo tempo, non vi siete arresi, alla fine avete ottenuto un pareggio più che meritato e alla fine potevate anche vincerla. C'è stato anche il tuo errore con Massimo Ronconi che ti stava quasi per togliere il premio. Va bene, buonasera. Comunque vorrei fare complimenti alle squadre di Acqua e Sapone che hanno vinto la Coppa. Però sapevamo che era una partita difficile oggi, abbiamo allenato tutta la settimana sapendo che potevamo prendere 3 punti. Però, come hai detto voi, alla fine abbiamo sbagliato 2-3 contapiedi che poteva risultare 3 punti. Dopo 4 sconfitte sono arrivati 2 pareggi e 2 gare difficili, una in trasferta e l'altra contro l'Acqua e Sapone, vice campione d'Italia che, come detto, ha appena vinto la Supercoppa. E dunque, insomma, si metteva davvero male la situazione in campionato per voi, invece avete avuto la forza di reagire all'avvio di stagione sbagliato e ora sono arrivati questi 2 pareggi. Ora, analizzando la classifica, insomma, vi vede sempre ultimi, soltanto 2 punti, però avete già riposato, vi siete già tolti molti avversari difficili, no? La trasferta con la Luparense, quella di Pescara, insomma avete perso punti tanti, però insomma avete affrontato grandi squadre, l'altra capolista, la Lazio, insomma. Sì, lo sappiamo che altre squadre che giocano sponti con noi sarà difficile prendere qualche appunto di queste squadre, Pescara o Sapone. Alla fine, se giochiamo come stiamo giocando, sicuramente usciremo la ultima in classifica. Massimo. Allora Bico, ti ho conosciuto come un grande attaccante, sei diventato un uomo a tutto campo, migliori come il vino, più invecchi più diventi bravo e buono. Partita strepitosa, ma avete cominciato subito aggressivi, l'Acqua e Sapone andava in difficoltà, poi ha trovato 2 gol, voi non vi siete demoralizzati, avete continuato a spingere, avete avuto tante occasioni in ripartenza. È stata una partita tatticamente un po' strana perché c'erano tante ripartenze e le squadre erano lunghe, però la voglia, la grinta è quella che vi può portare alla salvezza? Sì, questo sì Massimo, però alla fine pure altre partite, esempio quando Pescara abbiamo giocato contro la Luparense, lì abbiamo giocato fino agli ultimi 10 minuti. La partita che abbiamo sbagliato, tropassare, è stata con rete a casa. Però se giochiamo così, con la voglia che abbiamo, come alleniamo in settimana, possiamo farla tranquillamente la salvezza. Ma è giusto mix questo tra anziani esperti e questi giovani di Napoli che oggi vanno dato una gran mano, bene Botta, bene Milucci, sicuramente una grandissima prestazione. Loro un po' sottotono, forse ha pesato un po' la stanchezza della Supercoppa? Loro penso di sì. Però se giochiamo, pure noi abbiamo giocato in ritmo alto, no? Perché se magari siamo in ritmo basso sicuramente facevano male 100% Massimo, tu lo sai com'è. Sicuramente, allora senti, io ti consegno questo premio, migliore in campo, mai più premio fu più meritato, veramente hai fatto una grandissima partita, complimenti, grazie. Veramente sei diventato un giocatore a tutto campo. Va bene, grazie.
Grazie a Vico Bellentir, rimani con noi per i saluti perché adesso poi con te realizzeremo il servizio per il nostro sito web raisport.rai.it. Siamo ai saluti, vi diamo appuntamento per domani con Rieti Lazio, il derby alle 17:15, il calcio d'inizio, il collegamento dalle 17 su Rai Sport 2 in diretta. Noi salutiamo in regia e ringraziamo Giampaolo Salomone, salutiamo e ringraziamo voi che ci avete seguiti, ci avete seguito da casa, da Fabrizio Tumbarelli, Massimo Ronconi. Un saluto, una buona serata e un buon proseguimento con i programmi di Rai Sport.